Alessandro Bernabini, coordinatore Beach Tennis WISP Grosseto, è ripartita, o meglio, è partita ancora con marcia più spedita l'attività del Beach Tennis a Grosseto, che grazie all'allentamento delle restrizioni ha potuto ospitare la tappa 1, la fase 1 dei campionati nazionali di Beach Tennis. Com'è andata? Sì, cara, è andata bene perché diciamo, è la prima volta che a Grosseto facciamo una fase 1 del campionato nazionale di Beach Tennis. L'anno scorso facevamo il provinciale e quest'anno diciamo il nazionale. E le coppie sono state comunque molto, si sono molto divertite perché ovviamente il nostro spirito, oltre che essere diciamo di gioco, ma è anche di divertimento. Abbiamo fatto sia un maschile sabato pomeriggio e un misto la domenica mattina. Diciamo che la fase 1, ecco, le prime quattro coppie che superano la fase 1 poi avranno diritto ad accedere alla fase 2, che è un regionale, diciamo, e dopo di quella poi ci sarà la fase finale per decretare il vincitore del campionato nazionale. È anche un'occasione per ritrovarsi magari persone del grossetano e andare magari a disputare fuori dalla realtà regionale, diciamo, una tappa importante. L'allentamento auspicabile, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, delle restrizioni porterà ad ampliare ancora l'attività del beach tennis, che comunque grazie a WISP Beach Park, a questa struttura, non si è mai fermato. No, noi effettivamente non ci siamo mai fermati, poi perché comunque vada cerchiamo sempre di attenerci ai DPCM e via che vengono emessi. Ovviamente la struttura è in regola con tutto quello che riguarda la sicurezza e ci sono degli sport appunto di racchetta che hanno la possibilità di poter essere comunque ancora praticati, ovviamente in sicurezza, solo per chi è alla fine sia tesserato e che ha la certificazione in regola da quello che appunto dice il DPCM. E comunque vada, ecco, c'è stato anche un aumento perché magari persone o ragazzi che prima facevano altri sport si sono visti chiudere l'attività, si sono magari, ecco, direzionati in uno sport differente. E un impianto che di fatto una volta aperto diventa un impianto a tutti gli effetti outdoor, ha aiutato? Sì, ha aiutato molto perché comunque c'è un buon scambio di aria, di reazione. Ripeto, la sicurezza, noi siamo sempre stati molto attenti a rispettare tutto quello che riguarda le norme. E comunque vada, ecco, la possibilità che diamo a tutti è sia di giocare durante la giornata e poi magari vedremo ora con l'allargamento delle fasce di orario, eventualmente anche la sera.